vittoria svanita sul filo di lana per un calcio di rigore. Magari lei poi riguarderà le immagini, se le studierà, vedrà che cosa è stata questa partita che insomma vi è scappata proprio sul filo di lana. Sì, è un peccato perché comunque meritavamo ampiamente la vittoria, abbiamo creato tantissime palle gol, un palo, una traversa, gol sbagliati sulla linea e quindi perdere due punti così dispiace. Poi non so, per noi il rigore non c'era, poi non so se tu da lì hai visto meglio, per noi non l'ha praticamente toccato, il giocatore si è lasciato andare, a meno quello che ho visto io. Allora io ti posso dire che sul calcio di rigore, adesso ho guardato di nuovo le immagini, sì. Allora, Parrottino sembra che sfili e vada verso il pallone, c'è un braccio però che è alto, il sinistro, che io non riesco, né io né qui gli altri, ecco, che non riusciamo a capire se lo ha toccato, questo è difficile da stabilire. Io ho fatto l'attaccante, di questi rigori ne ho procurati, sì, alcune volte, so che è normale che quando sfila la palla il giocatore si lascia andare. Quello che ho visto io comunque ero messo in posizione. Sì, sì, ma tu puoi rivederlo. Assolutamente. Però, puoi vabbè, rivederlo. Allora, Paolo Parrottini è stato scavalcato, poi lui si è sfilato e ti ripeto, cioè, si vede solo il braccio sinistro alto, ma sinceramente è difficile capire se qui è toccato o non è toccato. Questa è una cosa difficile. Assolutamente. Però io poi credo ognuno, che anche il guardalino ognuno può vedrà, aiutare. Ognuno sì, vedrà l'immagine e trarrà le sue conclusioni. Assolutamente. Cosa manca ancora? Quanti punti mancano per questa salvezza della Paolana? Del Sersale, scusa. No, non faccio tabelle, io credo che bisogna fare ancora tantissimi punti, non posso pensare a una quota salvezza, si parla 35-36, io se non arrivo a 38-39, cioè devo essere sicuro di salvarmi, quindi noi dobbiamo puntare a fare più punti possibili. Oggi sicuramente la vittoria ci avrebbe fatto fare un salto importante in classifica, però va bene anche questo punto perché, ripeto, il calcio è anche questo e quando si sbaglia è giusto accettare il verdetto del campo. È una partita importante in vista anche di questo trittico importante che ti spetta adesso, no? Sì, vabbè, però noi non abbiamo, rispettiamo tutti gli avversari, non abbiamo timore di nessuno. Noi domenica andiamo a Cotranei e ci andremo a giocare la partita come abbiamo sempre fatto e poi anche con le prime della classe abbiamo fatto bella figura all'andata, cercheremo di strappare punti anche con loro, anche se sappiamo che è difficile.